Quindi qualche dato positivo c'è e oggi ne parliamo. Ma prima ragioniamo un attimo, perché dal mio punto di vista solo i giornalisti non hanno capito cosa sta accadendo. I dati sono dati, ragazzi, e le parole le porta via il vento. E infatti gli italiani, tutti gli italiani, sono in allerta. Ed io sinceramente non ci sto a farmi fregare per l'ennesima volta dalla narrazione di questi giorni. E credo che non ci stiate neanche voi se vi è rimasta un minimo, un po', non dico tanto, un po' di autonomia celebrare. Quindi grano duro nazionale a 480 euro alla tonnellata. Non so se è chiaro. Questo è il valore più elevato raggiunto durante le quotazioni di ieri alla borsa merci di Matera. E la borsa merci di Matera adesso. Ieri il prodotto nazionale ha raggiunto 260 euro a tonnellata sulla piazza di Alessandria, mentre a Milano quello estero volava a 401 euro. Ma non ho finito, però questi sono dati reali. Cioè non è che voglio qui parlarti del grano duro nazionale. Facciamo un ragionamento, ragioniamo con la nostra testa, perché questi sono dati reali. Ci può essere tutta la crescita boom che volete, va bene? Che avete descritto solo voi giornalisti, perché in fin dei conti neanche Mario Draghi è poi così tanto entusiasta. È calmo. Sa bene la tempesta che sta per arrivare e lo dice ogni volta nelle sue conferenze stampa, compresa quella di ieri. Il problema è che in Italia i giornalisti per forza devono farsi piacere, devono piacere ai potenti di turno. Tecnicamente si chiamerebbero dei leccaculo di dietro, va bene? Ci di dietro. Amano il salvatore della patria, il capo dei capi, il leader. Ma questi non fanno miracoli, anzi fanno danni. Perché mi chiedo sempre, come potete mai pensare che chi causa il problema sia anche la soluzione. Di che cosa sto parlando? Facciamo un ragionamento. Sto parlando di questo. Questo produce quello che stiamo vivendo. In più, ragionando sempre, ci dobbiamo mettere l'aumento del 30% delle bollette. Avete visto, i giornali ci sono arrivati che il governo non può intervenire per abbassare l'aumento delle bollette. 3,5 miliardi. Ve le ricordate le narrazioni dei giorni scorsi? Io dico, perché dite queste stronzate? Gli italiani l'hanno capito che sta arrivando la batosta. Questi aumenti, che siano grano, che siano benzina, che siano petrolio, materie prime, che siano le bollette, che siano le riforme del catasto, di cui adesso parliamo, che sia la nuova tassazione sui rifiuti, gli italiani hanno capito. E invece, se tu guardi le telefinzioni, è tutto oro quel che luccica. Ma non è così. Qualcosa di positivo c'è, adesso ne parliamo. Ma non c'è nessun miracolo all'orizzonte, ci sono solo tempeste che ci aspettano, tempeste che sono garantite, sono sicure che arrivano. Cioè non è che stiamo lì a dire la previsione catastrofista. No, è tutto super evidente, ci stanno dicendo tutto quello che accadrà. Quindi, riforma del catasto. Cosa farà il governo? Il governo farà una prima ricognizione di tipo informativo statistico. Fanno queste ricognizioni da una vita, in realtà hanno già tutti i dati che devono avere, perché sta riforma del catasto se ne parla da una vita. Dopodiché, che cosa faranno? Perché Draghi ha parlato che non aumenteranno le tasse sugli immobili? Innanzitutto ha garantito che non ci sarà la reintroduzione dell'IMU, no, sulla prima casa. Bene, ma seguimi nel ragionamento. Poi ha detto che siccome aumenteranno i valori catastali, automaticamente aumenteranno i coefficienti su cui si va a calcolare l'IMU. Ma qualora ci fosse un aumento riformando il catasto, ugualmente ridurrebbero l'IMU. È complicata, è il gioco delle tre carte, per non farti pagare di più. Quindi ha garantito che nessuno pagherà niente. Lui è qui, quindi ci sta comunicando per fare la riforma del catasto. Seguimi bene. Perché mi devi seguire bene? Perché poi dopo le elezioni del 3, quando è che si vota? Settimana, a fine settimana, il 3 di ottobre, dobbiamo vedere dove va a finire Mario Draghi. Arriverà al 2023
oppure inizieremo a capire se la seggiola del Presidente della Repubblica è già sua. Perché se così fosse, poi dopo la palla passa in mano ai partiti politici. Una volta fatta la riforma del catasto e una volta che la palla, passa nelle mani dei partiti politici, e beh lì poi può succedere di tutto. Non sto dicendo che è giusto o non è giusto fare la riforma del catasto, riformare l'IRPEF, introdurre la tassazione di qua e di là. Vi sto dicendo, attenzione alle fregature, perché per l'Italia non sono tutte rose e fiori. Abbiamo un debito pubblico che è diminuito, ma siamo al 154%. Di cosa stiamo parlando? Ecco perché all'interno di questo canale io vi ho detto proteggiamoci, perché i focolai accesi sono tanti. Può scatenarsi una pandemia finanziaria dalla sera alla mattina. Attenzione a tutta questa situazione dei blackout in Cina, eccetera, eccetera. Pandemia finanziaria, ne parleremo in un video, spero di farvelo oggi pomeriggio. C'è l'inflazione che sta andando a palla, è fuori controllo, altro che temporanea. Quali saranno le ricadute sul settore bancario? Quali saranno le ricadute sul tuo portafoglio, perché poi si parla di PIL, no? Di PIL, di crescita. La mia azienda sta fatturando di più, ci sono maggiori entrate, ok, ma quanto ti rimane in tasca alla fine del mese? Qual è l'utile della tua azienda? Quindi sia che stiamo facendo un discorso di famiglia, persona fisica, sia che stiamo facendo un discorso di azienda. Quali sono gli asset produttivi, cioè quelli che tu ti metti nel pancione, sia che tu sia un'azienda, che sia una famiglia e ti producono automaticamente e cercano di ammortizzare le botte che riceverai? Quanto ti resta in tasca? Quali sono gli asset produttivi? Dove hai messo i tuoi soldi? Proteggetevi, ne abbiamo parlato all'interno di questo canale, perché poi l'obiettivo di questo canale è fare analisi, ma poi trovare una soluzione, trovare delle banche sicure. Nel caso di tempesta finanziaria non si sa mai. Asset produttivi. Abbiamo parlato, lo faremo ancora, ne riparleremo. Però mi raccomando, attenzione a fidarsi dei geni della manipolazione, i giornalisti, i banchieri centrali, gli economisti e i ministri. Perché ripeto, le parole le porta via il vento. Quello che resta in tasca nella tua azienda alla fine dell'anno o nella tua famiglia sono i fatti. Dicevo, un dato positivo. Un dato positivo c'è. L'Italia ha superato nel 2020 e persino per rispetto al 2019 il livello di investimenti. È praticamente un boom dovuto a diversi fattori, sicuramente alla politica monetaria espansiva che ti permette di andare a prendere soldi a tassi ridicoli, al super bonus, quindi investimenti aziendali, strumentali, innovazione, industria. Ok, questo è molto positivo perché i dati sono veramente enormi. Questo ci fa capire che c'è una ripresa effettiva di fiducia. Peccato però che in mano la situazione ce l'hanno sempre loro. Cioè la fiducia è ritornata. Basta che voi state fermi e non rompete quelle robe lì con lockdown, chiusure, limitazioni. La fiducia ritorna. Più state fermi, meglio è. Ma speriamo che nel prossimo futuro non si inventino ennesimi altri film per smontare questa fiducia.